Buonasera. Come stai? Sto bene, grazie. Voi come va lì? Bene, purtroppo, guarda, questo è un fuori programma per te, ma io ci tenevo tanto a sentirti, perché dicevo, cioè, tu che prometti alla Bruganelli navi mai esistite, ristoranti, nightclub, un po' briatore no, dei poveri. Nightclub la stai aggiungendo tu. Cioè. Allora, signorini, innanzitutto, prima di fare la trasmissione, non passi per l'osteria, perché sennò mi arriva imbriaco. Tesoro, abbi pietà perché sto facendo il programma con 38 di febbre stasera, quindi certo, forse quindi la mia follia è dato necessario, anche a quello. È necessario prendere qualcosa di suppletivo. No, dicevo, siamo ancora con questa cosa. No, nel senso che sì, io, a parte che la storia poi, come ben sapete, è finita in gloria, nel senso che ci siamo sposati, siamo insieme da tantissimi anni, abbiamo tanti figli. Io lei ho fatto una promessa vana, ho detto a mia moglie allora, a quella che sarebbe e avrei voluto diventarsi mia moglie, che la sarei andata a prendere per la sua prima volta in quel di Formentera con una barca che ho definito mia, allora perché ci stavo solo io, in quanto mi è stata data da un amico molto caro, il dottor Bruno Borbotta. Sei tutti noi! Sono andato a prenderla in quella di Ibiza, per farle fare la traversata verso Formentera sotto un cielo mantato di stelle. E lei c'è cascata proprio come una pera cotta, eh? E infatti, come dicevo, giusto appunto, era un'esca molto, molto prelibata per prendere il pesce più prezioso del Mediterraneo. Bruganelli è contenta della scelta? Sì, però ammazza tantissimo. Ammazza!